stanze confortante. Certo. Sì, allora tu praticamente tu dormi qua Io dormo e qua. Peter dorme E quella Peter parte. dorme là, chi se ne frega, che Vabbè, Peter è appunto. Beh, andiamo a cucinare così, anzi, cucini tu oggi? No, vabbè, Peter è un che corvo. tu devi cucinare. Invece, gli uomini mangiano, le donne cucinano. E andiamo, ma ti faccio vedere dove sta tutta l'altra sala, tu le pezze. Michele? Sì? Lo vedi questo colino? Me? Appresso c'era la padella. E allora? E allora da 2 giorni la padella non c'è più. Or dunque? Senti Michele, la padella è sparita da 2 giorni. Che significa che è sparita la padella? Cioè la padella, cos'è, il modello Silvan, Simsalabim, tutti quanti e poi Vatin? Michele, ieri ci siamo arrangiati, ma oggi non riusciamo nemmeno a fare un uovo al tegamino. Allora, probabilmente, visto che 2 giorni fa è venuta tua madre, l'ha presa lei. Cosa vuoi dire che adesso che c'entra mia madre con la padella, secondo te? Non ho capito, scusa. Senti, adesso fai un colpettino di telefono a tua mamma e dici, mamma, ci dici dove sta la padella? Peter, è imbarazzante. Ma con quale criterio? La mamma deve aver preso la padella, dai. Come la chiamo per chiedere una cosa del genere? Ma che Ma ascolta, ti spezzi il ditino adesso, chiama tua mamma e le dici non dico che tu hai rubato la padella, cara mamma, ma almeno ci puoi aiutare a sapere dove sta? Sei sempre la solita. Lo fai adesso? Eh sì, faccio adesso, c'ho già il cellulare. Mamma. Mia. Pronto? Mamma! Uè, che piacere, a mamma te. Stai bene innanzitutto? Non c'è male tu? Bene. Senti, mamma. Dunque, niente, io, diciamo, non dico che tu inavvertitamente, diciamo, che hai preso la padella, per carità, ma da quando sei venuta a cena l'altra sera, qui a casa, è sparita. E appunto, volevo sapere, magari per caso ci puoi aiutare a trovarla? Come la mamma, tu non ti devo aiutare. Senta, mamma, io non dico che Peter e tu siete due chiumi, però se Peter dormiva nel letto suo, la padella, mamma, chissà da quanto tempo l'avrebbe trovata.